Ciao a tutti ragazzi, scusate i capelli, ma il barbiere è chiuso e quindi è un disastro. Siamo qui ancora per parlare degli stadi. Oggi parliamo anche sotto consiglio di una squadra che non pensavo avesse cambiato così tanti stadi, invece ne ha cambiati veramente una marea. Stiamo parlando del Benfica. Benfica, come sapete, è una delle squadre più forti del Portogallo, con più storia, due Coppe dei Campioni, vinte ai tempi di Eusebio, ma soprattutto tanta storia e tanti sport, perché il Benfica ha anche la squadra di futsal, quindi squadra che sicuramente viene conosciuta in tutto il mondo, anche per un gran settore giovanile e sicuramente un'ottima organizzazione. Il primo stadio del Benfica nel 1904 fino al 1906 è stato la Terras do Desembargador. Scusate la pronuncia, ovviamente non sapendo il portoghese. Non è che posso dirla perfettamente. Comunque, questo stadio è stato il primo del Benfica. Oggi andrò abbastanza veloce anche perché la Juve, prima partita col Benfica, con la prima partita fatta contro il Benfica è molto recente, perché comunque negli anni 50. Quindi i campi prima li andrò a, non dico a, li andrò a spiegare, ma più veloce del solito. Ecco. Nel 1907 fino al 1911 si trasferiscono al campo de Feiteira. Ovviamente la crescita del Benfica andò di pari passo, cioè anno dopo anno crebbe sempre di più. Infatti nel 1911 fino al 1916 il Benfica si trasferisce al campo de Sete Rios. La squadra cresce, i risultati arrivano, il Benfica insomma diventa un'icona del calcio portoghese. Tant'è che nel 1917 successe quello che poi successe praticamente anche in Italia, cioè si creò un campo col nome della squadra e venne intitolato appunto Campo Benfica, campo grande, ma ancora piccolo. E fu così che infatti dal 1926 si trasferirono in uno stadio sicuramente più grande, la Moreiras. La Moreiras è stato uno degli stadi sicuramente più grande fino ad ora. Fino a quel momento lì del Benfica. In realtà poi, siccome la cosa funzionava in Portogallo, il calcio prendeva sempre di più, il Benfica si trasferisce in un altro impianto, secondo me, importantissimo per la storia del club, il Campo Grande. Il Campo Grande il Benfica ci rimase dal 41 al 54, cominciò anche a farsi conoscere a livello europeo. E dispiace ricordare questa cosa perché non è stato un bel avvenimento, però l'ultima partita del Grande Torino si giocò proprio lì, al Campo Grande di Lisbona. Benfica era già conosciuto veramente a livello europeo, aveva già un buon seguito, tant'è che il comune di Lisbona decise di costruire l'Estadio da Luz nel 1954. L'Estadio da Luz vide la Juve giocare due volte con Benfica, ma tutte e due le volte uscire sconfitta. L'unica volta che la Juve vinse all'Estadio da Luz di Lisbona, vinse contro il Vitória Setúbal 2-0 con le reti di Gori e De Paoli in una Coppa delle Fiere. Lì il Vitória Setúbal andò a giocare all'Estadio da Luz per due motivi: uno per la capienza, molto grande, ma soprattutto anche perché l'Estadio da Luz aveva un'illuminazione che lo stadio di Setúbal non aveva. Quindi, siccome erano partite serali, le partite di Coppa, ovviamente si sono dovuti adattare. Nel 2003, però, attenzione, il Benfica cambia stadio. Questo voi siete abituati a dire che lo stadio attuale del Benfica è l'Estadio da Luz. In realtà, l'Estadio da Luz è una sorta di soprannome che è il soprannome dovuto al continuo dello scorso stadio. In realtà questo stadio qua, ufficialmente, quello dove gioca attualmente il Benfica, è lo Stadio dello Sport di Lisbona e Benfica, soprannominato Stadio da Luz da tutti praticamente, ma non è lo Stadio da Luz. Lo Stadio da Luz purtroppo non esiste più. Nello stadio attuale il Benfica con la Juve ci ha giocato una volta ufficiale, ha vinto il Benfica 2-1, purtroppo. Parliamo della Coppa UEFA di pochi anni fa, ma c'è stata un'amichevole dove la Juve ha vinto 2-0 con le reti di Trezeguet e Ibrahimovic. Tra l'altro Ibrahimovic fece un gol, se andate a cercarlo guardatevelo perché è stato un gol pazzesco, pazzesco veramente. E dunque ragazzi, questi sono gli stadi del Benfica, spero che il video vi sia piaciuto, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con il prossimo video del canale.